si presenta come l'avvocato e il pioniere dell'idrogeno, è una tecnologia nuova che può diciamo, contribuire e affiancare nella decarbonizzazione dell'elettricità rinnovabile. Lo farà in diversi modi. Primo, il primo momento in cui si presenta in un evento internazionale con un nuovo statuto, uno statuto che consentirà all'azienda di trasportare molecole verdi invece di molecole fossili. Lo farà in un'area geografica dove l'azienda è presente e ha investito molto in questi ultimi 2 anni e lo farà con una nota di colore, offrendo ai visitatori dell'Expo una pasta, la prima pasta prodotta con l'idrogeno, quindi non con carboni fossili, la cosiddetta pasta alla decarbonara.